Signori, signori, buongiorno. Sono a Tal, la città di Tal. Perché? Perché cosa c'è a Tal? C'è la casa di Arnold Schwarzenegger. Proprio così, signori, sono andato fino alla città natale del culturista austriaco. Perché? Perché mio fratello è un fan del fitness, è venuto in Slovenia con me perché gli farò vedere qualche città. Quindi si è detto, vai, oggi siccome è una giornata vuota andiamo a Tal in Austria. Siccome è un'ora e venti di macchina, un'ora e mezzo di macchina, ha detto, vabbè, andiamo lì, poi magari si va a Graz. Quindi ho detto, ah, perché non fare un video apposito solo per Tal? Si può fare. Allora, appena si arriva ovviamente nella cittadina, c'è subito il cartello che dice Arnold Schwarzenegger Museum e ci troviamo proprio davanti a casa sua. Questa è la statua della sua posa iconica, questa è casa sua dove abitava e qui, signori, c'è una cabina di Arnold Schwarzenegger. Perché cosa c'è all'interno? All'interno, signori, c'è il suo vecchio attrezzo, il suo vecchio attrezzo per i tricipiti che usava lui. Ora non so se si può usare o meno, però vabbè, è la sua vecchia cabina, lì c'è una telecamera, quindi non credo si possa usare, ecco. E nulla, allora, appena si arriva, la strada da fare è la seguente. Qui c'è il parcheggio, signori, qui c'è il parcheggio, questa è la visuale che hai, vedi qui, giardino, e noi siamo arrivati da lì. Io ho messo la macchina là dietro perché qui c'era le macchine che ora stanno andando via. Nulla, adesso entriamo un pochino a vedere com'è all'interno di questo museo e poi traiamo le nostre conclusioni. Ora non mi aspetto di starci troppo, magari però una mezz'oretta può venire fuori un video interessante. Non vi ho fatto vedere, ma c'era la bandiera americana. Qui c'è la bandiera austriaca e qui c'è la bandiera americana, vedi? Che ovviamente Schwarzenegger è diventato famoso per Hollywood, però ricordiamo, è stato anche governatore della California, oltre ad essere un Terminator. Allora, eccoci tornati. Allora, prima di entrare vi faccio vedere un attimo questa mappa perché è veramente bella. Ora c'è una macchia appicciata, quindi posso riprendere troppo bene. Però vedi, è tutta in rilievo, tutta in 3D. La mappa della città credo sia questa. E poi la storia è veramente tutta in austriaco, più gli sponsor. Credo che questo sia proprio un posto sponsorizzato anche da Arnold e del governo austriaco. Vedi, questo è l'ingresso. Il prezzo costa 11,90 euro intero, 6,90 quello per i bambini, 9,90 ridotto per gli studenti. Qui c'è la sua statua. I'll be back. E qui c'è la sua statua, vedi? Questa è la statua. Ora senti. Hello. Two tickets, please. Yes. Vedi, intanto c'è Batman e Robin, non c'entra niente, però vabbè, lui ha preso parte. Le foto di lui da governatore. Di porto, vedi? Questa è proprio tutta la vita, signori, di Arnold. Ok, il soffitto, le dediche, credo. Il suo letto, dormiva lì. Signori, vi presento il mio nuovo amico. Grande Arnie, ragazzi. E poi vedeste il suo ufficio, governatore. Ora l'hanno ricreato, perché il suo ufficio ovviamente era in California. Credo. O magari l'hanno preso direttamente dalla California, non lo so. Università Wisconsin, South California, tutte le riviste, le copertine. Questo giubbotto bellissimo, tra l'altro, minchia bello, proprio americano stile, bello bello. Poi lui col sigarone se la gode e poi tutti i suoi successi. Queste sono tutte le cose della sua campagna quando poi è diventato governatore. La sua nomina a governatore fece molto scalpore perché è stato uno dei primissimi attori che ha ricoperto anche una carica politica, quindi sfruttando il suo potere sociale è riuscito anche a diventare governatore della California. I sigari, taglia sigari e poi il giubbotto, bello. Oh, Michele Malenotti, un italiano, attenzione signori. Belle sono tutte queste targhe. Questa roba americana è bella. Adesso si va su, signori. Pazzesco, signori. Bam, bam, signori. Questa è la moto di Terminator, cazzo.
Questa è la filmografia. Tutti i film a cui ha preso parte. Ha iniziato con Hercules, però l'ha fatto diventare conosciuto. Poi anche a Conan il Barbaro, ma la svolta è arrivata qui, signore, a Terminator. Oh, un altro attrezzo, vedi, un altro attrezzo che usava lui. Qui c'è un attrezzo, non si sa. La spada originale di Conan. Conan il Barbaro. Cioè, signori, ma di che si ragiona? Ma di che si ragiona? Signori, è clamoroso, non pensavo fosse così sto museo e effettivamente è figo. Effettivamente è proprio figo. Qui poi c'è la sua statua, vedi? Giubbotto, bellissimo. Ah, questo è del film The Last Stand, tutte le robe le ho usate, vedi? Questa è la sua parte in Batman. Faceva freeze. Qui c'è tutta roba legata alla palestra invece, vedi? I suoi sollevamenti, le sue pose, le vittorie. E quando ha vinto Mister Olimpia nel 70. Vecchi punk, vedi? Tutti questi attrezzi rudimentali, che però all'epoca quelli c'erano, quindi lui è diventato grosso, quindi chapeau, nulla da dire in quella maniera. Bis numero uno. Pesi. Un premio ha vinto, questa è l'introduzione alla Hall of Fame WWE, che lui ha partecipato in qualche evento da WWE nel corso della sua esistenza, quindi ogni persona che entra in Hall of Fame della WWE riceve un anello simbolico, e questa è una replica perché ovviamente lo vero ce l'ha lui, vedrai. Questa è la cucina, è fondamentalmente molto semplice, molto rudimentale, credo hanno ricreato la sua cucina dell'epoca perché non è che c'è tanto. Questo è, c'è un piano a rottura, un piano per appoggiare la roba, armadi, cioè insomma, una cucina molto spartana, con dei tappeti sotto. Sono altre foto con chiunque, veramente lui conosciuto a livello globale. Questi che è? Un bagno? Vabbè, è finito, no? Sì, a posto. Guardiamo un po' i souvenir adesso. Expendables. Cappellino bellino. Cappellino. Ricordo per Andri. Ok, signori, l'abbiamo visto. Abbiamo visto il museo. Merita, alla fine 12 euro spesi, ma è un museo molto figo, cioè tutto quello ha fatto nella sua vita, veramente anche dalla più piccola cosa c'è. Bello, non pensavo fosse così completo, pensavo fosse più rivolto al lato culturismo e la roba lì, ma effettivamente c'è proprio tutto della sua vita, molto bello, mi è piaciuto, merita, merita, merita. Quindi se volete venire, possiamo a Tal, T-H-A-L, e si trova lì, vedi? C'è la statua, la casa. Vinci. Io ora vado a Graz e noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao.